Allora, la ciccia, belli, ciavelli, ficce, luce gialla. Allora, mi vedete vestita come nell'altro perché ho detto, oramai sono truccata, sono le 2:30, ce la faccio a farmi il riposino un po' più tardi. Sfruttiamola questa cosa, vediamo se la luce ci può essere d'aiuto o no. A parte se, forse la metto di qua. Yeah! Vi voglio far vedere una cosa. Mi è arrivato questa box. Siccome non l'ho ancora utilizzata da quando mi è arrivata, c'è cioè una settimana. E quindi, siccome ve la volevo far vedere da sterile, ve la voglio far vedere. Allora, mi è arrivato questo messaggio. Praticamente è una box con tutti i prodotti coreani, make-up coreano. E niente, c'è tutta roba dentro di make-up coreano. E lo sapete, a me piacciono tantissimo queste cose anche perché compravo make-up coreano. Cioè, penso sia stata una delle prime cose che ho cominciato a comprare su eBay. Perché l'estetica per me, cioè il packaging che avevano era tutto. Quindi c'era le primissime cose che compravo. Ho finito di toccarmi? Sì, ho finito. Allora, e ve la faccio vedere. Dunque, vi metterò nel titolo il nome perché non me lo ricordo. Però, il brutto qual è? Fatti conto, hanno messo il nome del coso qui sopra. Quindi la box per staccare il cosino fa schifo. È tutto cosato. E non mi ricordo neanche, vedete, sotto c'era scritto qualcosa. Allora, ve la apro. Nomake non life. Chiocciola Nomake non life. Ok, la box si presenta così, con sotto c'era, ah, c'è ancora, ce l'ho lasciata, questa cosina verde, la vedete? Questa cosa. Ok, e poi c'è un'altra cosa che secondo me è molto 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 efficiente, poi ve lo dico. Allora, prendiamo random un po' di robetta. Allora, questo è, troviamo un fiocchino da usare come... insomma, ce la posso fare un fiocchino per i capelli. Tutto in coreano. E questo è fatto così. Però non so se vi ricordavate che io avevo insomma, quei cosini che si attaccano così. Ora vediamo se. Cioè, scusami. Praticamente, invece di avere. Ora mi è rimasto attaccato nei capelli. Invece di avere i gangi. A questo aggeggino e vediamo se riusciamo a metterlo. Me lo voglio mettere, insomma. Praticamente vi tengono i capelli. Niente, vi fa vedere. Vabbè, magari era in tre colori diversi, forse no. Sì, c'era forse anche altri colori. Me lo vorrei mettere che stesse un po' più alto. Ora sì. Poi abbiamo queste che dovrebbero essere dei punch per gli occhietti. Dunque, se lo tocchiamo qua è tutto morbidoso, come le maschere facciali, quelle di quelle che si levano a forma di faccia. Mentre qua su abbiamo delle cose un po' più rigide, non si capisce bene che cos'è. Però, fatto sta che qui c'è come un boh. Non lo so, figliole. Perché qui dietro vi fa vedere questi, vedete? Ok. Però, come del resto qui davanti. Però qui toccando è come se ci fosse boh, qualcosa di rigido. Quindi magari boh, le posizionano in un altro modo. Non lo so. Però ecco, questi pancettini. Poi vi faccio vedere comunque la cosa che secondo me è essenziale, qual è. Abbiamo questo librettino all'interno dove vi fa vedere tutti i prodotti che ci sono dentro, scritti in inglese. Perché? Perché naturalmente voi trovate tutto sopra i prodotti scritto in coreano. Quindi, a meno che voi non conosciate cinese, giapponese o coreano, quello che sia, io non lo conosco. E quindi vedete? Allora, ci sono delle cose che sono banalissime, come un cavolo di fiocchettino che non avete bisogno che vi dicano come usarlo, mentre ci sono altre cose che anche se uno bene o male si arrangia e dice oh potrebbe essere questo, devo dire che secondo me questa cosa, quest'idea di questo foglietto, di questo blocchettino insomma scritto in inglese, devo dire che è molto 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 intelligente come cosa. Trovate al di dietro il Facebook,
nomachinolife, Twitter nomachinolife e Instagram. Vabbè, io poi questi magari vi lascio tanto tutto nell'info box, ve lascio tutto nell'info box. E all'interno appunto ogni prodotto, vi faccio vedere. Strano, di solito odorano di plastica, una figata, vabbè. E vedete, ci trovate scritto dettagli. Naturalmente è un telefono, quindi non mi zooma. Ed è scritto tutto in English. Treat extra dry and sensitive area your face with this mini size mask. The mask from popular drugstore brand Tonio Insofurabon, you saw it. Vabbè, lasciamo perdere il mio inglese, perché anche se lo sto a imparare faccio sempre. Comunque dai, è una cosa molto 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 intelligente. E qui dice Tonio Insofurabon mask. Vabbè, comunque andiamo avanti. Troviamo questo qui che è un pennino. Qui dice tipo eyeliner di qua, in questo qui, lo troviamo, ci troviamo scritto eyeliner. Allora no, qua. E c'è scritto Kahima 2 in 1, Kahima 2 in 1 mascara liner. Ok? Niente, vi fa vedere qui i tre occhietti. E io questo l'ho aperto. Allora è un pennino fatto così, praticamente, e questa è la pennina. Allora, io l'ho provata l'altro giorno, vedete, è una cosa molto boh, praticamente è tipo un ombretto, come ve lo spiego, non è, vedete, perché poi se ci andate a tingere, vedete, fa così. È come se deve essere una cosa sfumabile, quindi non un eyeliner di precisione, molto bello, molto figo, deve essere una cosa di sfumatura, ok? Non so se io spero di riuscire a spiegarmi. Vedete? Ok, perfetto. Praticamente al di sotto dell'occhio voi riuscite a darvi questo prodotto, che appunto vi viene leggermente sfumato, cioè non è, oio, che cacchio, non è un eyeliner, ma che cacchio, vabbè, c'è un coso in un occhio, non è un eyeliner. Allora, solitamente però, ah, ok, allora all'interno, qua su, qua dentro, c'è il colore, e quindi poi quando lo andate a inzuppare e poi a togliere, fa così, voi prendete il prodotto, e quando poi l'ho andata a ristendere, allora devo dire che, boh, vedete, insomma, non è che abbia tutto solore, però come matita sfuma, cioè, boh, non lo so, ecco, mi sembra una cosa molto particolare. Infatti, se vedete, anche qui vi fa vedere che lo passa sull'occhio, viene una cosa sfumata. Devo dire che non è malvagia come idea, comunque, boh, proverò e vi saprò dire. Allora, poi abbiamo questo attrezzino, che mi viene da dire, oh mio Dio, come ho fatto a vivere finora senza. E praticamente niente, qui dice off, l'unica cosa che si legge in italiano è off, e in italiano, poi off non è italiano, però cioè, oggi sono veramente perspicace e intelligente. Come vedete qui fa vedere che la ruota, ma che spiegazioni, la ruota porta via luces de abelle, ok? E poi c'avete il tappino. Allora, io anche questo l'avevo già aperto. Allora, la ruota non è altro che questa, ed è fatta, boh, in una sostanza che devo dire mi dà anche fastidio toccarla. No, fastidio, però è tipo, ha questo liscio un po'. E poi avete il tappo, che è questo. Quando avete finito di usarlo, voi ciapellate il tappo sopra e là, così. Vediamo se riesco a leggere. Ecco qua, allora, wipe your face, easy use blotting roller, Volcalin stone, the conditioner tool effective remove unweighed grease and dead skin. Si toglie il grasso e le cellule morte.
l'attrezzino sembra molto rosi rosa, c'è scritto. Mi sembra molto molto campato linaria, però può essere anche una cosa chissà. Poi abbiamo i nostri sali da bagno, che devo dire che io la roba coreana, cioè ragazzi, si acquista solo per il packaging, cioè fanno dei lavori esteriori che sono a fine del mondo. Ok, il packaging è questo, cioè guardate com'è, che praticamente dice che non va assolutamente mangiato. Ok, bellissimo. E appunto dovrebbero essere dei sali da bagno al limone. I nostri sali da bagno sono molto più grossi, questi sono tipo farinosi. E l'ultimo prodotto, che secondo me poi è quello più efficace, quello che ci può interessare di una scatola intera, è questo. Allora, questo qui non è altro che un honey e sunflower. Moisturized 28 Oil Cleansing Lotion. Praticamente questo, visto che l'ho letto l'altra volta. Ah, qui vi fa pure vedere che i saletti erano in tre tipi: pesca, fragola, tè. Vabbè. Allora, questo qui che vi dicevo, questa lozione, qui dice che è un prodotto ricco di miele. Non mi ricordo se honey, miele o fiori o api, non mi ricordo. Comunque dovrebbe essere miele. With your skin love, che la tua pelle lo amerà. Oddio, Filippo mi ha fatto paura, me l'aspettavo. Che gentilmente rimuove le cellule della pelle. Ingredienti. Allora, la cosa che appunto mi ha colpito, che c'era scritto, applicare e lavare il viso con un cotton fioc, pat excess lotion into your skin. Vabbè, non lo ritrovo. Vabbè, però mi sembrava che dovesse essere usato solo questo, quindi senza il... Ora mi sono momentaneamente persa perché mia cugina è entrata e mi ha distratto. Noi ci si dà il... ride, ora mi ha distratto. Il detergente, dopo il detergente voi vi levate il detergente e vi date il tonico, 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 forza, forza, Ami. E secondo me questa appunto era una lozione da dare soltanto il detergente senza il tonico. Fatti vedere Filippo come sei venuto. No. Mio cugino si è messo gli occhiali. Devo dire che gli stanno anche bene. Vabbè, siamo belli di famiglia, questo lo so. Però. Allora, e niente, dai, comunque è bellissimo il pack anche di questo. 28 giorni, non so riferito a cosa, però vabbè. E niente, cleansing lotion. Questo era il pacchettino, la nostra box contenente. Non so il prezzo, ma dovrebbe essere sulle 27-30 dollari. Ti si vede? E niente. Io casomai vi lascio naturalmente tutti i link nell'info box, prezzo e tutto quanto. Dove prenderlo, ecc. Ci dovreste avere pure uno sconto, ma non vorrei dire una fregnata. Detto ciò. La taglio perché tanto non ho altro da dirvi. Forse potevo essere un po' più brava se magari me lo leggevo in italiano, in inglese, ve lo traducevo in italiano e poi vi dicevo cosa poteva essere. Sarei stata troppo, 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 troppo forte e quindi niente. Va bene, allora io e la lozione vi salutiamo. Io e il fiocchetto vi salutiamo. Io e Filippo vi salutiamo. Filippo saluta perché ti si vede. Ciao. Vi mando un grande bacio, un grande bacio, fate le brave, c'ho un dente rotto. Love. Ciao, love.